Stamattina la testimonianza di unione di attori diversi che si mettono insieme verso un progetto di sostenibilità è senza ombra di dubbio un motivo di orgoglio per un sindaco, per un amministratore, per coloro che hanno responsabilità di governo di una comunità che si unisce davanti a queste problematiche. E per noi è senza ombra di dubbio uno stimolo anche ad andare avanti verso progetti di sostenibilità che già con Enel abbiamo portato avanti nella città, che qua si concretizzano con uno dei punti dell'Agenda 1 2030 e che proseguiranno senza ombra di dubbio nel rapporto di collaborazione e nella sinergia che ha sempre caratterizzato questo tipo di iniziative. Questo è il vero valore di questa iniziativa: unire le energie per costruire un mondo migliore, per lasciare il mondo migliore di come l'abbiamo trovato, così diceva un vecchio capo scout, e senza ombra di dubbio l'insegnamento più attuale che possiamo seguire. Ci ha colpito moltissimo perché ha messo insieme energie completamente diverse per una causa bella. Nel senso che stamattina a me è bastato vedere i nostri ragazzi che erano posizionati per aiutare le persone che arrivavano e correvano dentro a dire agli altri: sta arrivando un sacco di gente, sta arrivando un sacco di gente. E questo è bellissimo perché loro si sentono, sono stati esclusi dalla vita, no? E poi tra l'altro c'è anche molto pregiudizio sui tossicodipendenti, per cui questo diventa per loro un momento di riscatto, no? Di sentirsi parte di una comunità, di sentire che qualcuno investe su di loro, non solo gli operatori che, come dire, per mandato, no? Lo devono fare, ma anche tutti gli altri. Ecco, ci siete, vi vediamo, siamo con voi. Questo progetto di inclusione dura già da quasi un anno, 10 mesi sicuro, forse anche di più con la fase di progettazione. Ed è stato bello perché, tra l'altro, non è stato un progetto per cui hanno portato i soldi, hanno portato le risorse e se ne sono andati. Sono venuti molte volte, hanno visto, hanno partecipato alla nostra vita comunitaria, hanno mangiato con noi, quindi è un bel segnale, ecco, di progetti che magari sono davvero sostenibili, perché i primi a sostenerli, a crederci, siamo noi che facciamo parte delle reti. Ci siamo trovati perché Azero CO2 ci ha coinvolto in questa avventura, nel senso che ci ha proposto un progetto di inclusione, poi insieme abbiamo trovato, diciamo, la metafora più giusta, che è quella delle olive, per riuscire a fare questo progetto. Ed è una metafora bella perché unisce, come dire, Azero CO2, che è l'assenza di anidride carbonica, e l'ossigeno che serve a tutti per vivere, ma per me l'ossigeno vero per i ragazzi che sono ospitati a casa Emmos è l'amore, l'affetto, l'attenzione che gli è mancato. E Enel perché è un'energia che, diciamo, è l'energia vitale e affettiva che unisce tutti.